Marte presenta Il delitto del diavolo di Tonino Cervi. Andiamo a vedere la recensione. 1970. Davide è un ragazzo libero che gira il mondo con la sua moto. Una sera incontra un uomo misterioso che lo avverte di un pericolo. Poco dopo incontrerà tre donne affascinanti che lo ospiteranno in una casa in mezzo al bosco e qualcosa di demoniaco sembra girarsi intorno a lui. Tonino Cervi, oggi a me, domani a te, dirige un cult. Il film è ben più profondo di quanto si vuole immaginare. Il male vuole sopprimere ogni speranza e ogni ideale. Forse questo male è il diavolo o semplicemente persone potenti, come dice il prete a David. E dunque servire e corrompere gli animi umani con la materia e il sesso, portando alla perdizione dell'essere, svuotando il corpo e appropriandosi dell'anima. Ma forse qualche speranza rimane sempre. Le scene buone non mancano, la scena della sevizia finale, ma rimane sempre una pellicola affidata totalmente ai quattro attori, che creano in un certo senso una pellicola quasi claustrofobica, ingiusto insuccesso di pubblico, ma rimane un piccolo gioiello per i cultori del genere, soggetto di Benedetto Benedetti e dello stesso Cervi, tra le numerose pellicole horror demoniache e forse tra le migliori. Curioso repertorio dell'epoca in cui certe mentalità americane erano arrivate pesantemente anche da noi, un po' favola, un po' horror, interessante soprattutto per la contrapposizione tra idealismo hippie e una visione del male reazionaria, azzeccato il tono soffuso con momenti surreali e fantasie assurde, centellinati rispetto a prodotti più sopra le righe. Notevole la venenza delle tre interpreti. Merita sicuramente il recupero. Musiche di Francesco Lavagnino e un paio di canzoni composte da Lovelock. Cinemarte ha presentato Il delitto del diavolo, Le regine, un film di Tonino Cervi con Ida Galli, Silvia Monti, Ray Lovelock, Heidi Politov, Gianni Santuccio. Italia 1971. Andiamolo a recuperare, a riscoprire. Buona visione da Cinemarte.